And now non era mai successo, ma questa volta i Windsor si sono schierati apertamente, dimostrando tutto il loro appoggio all'Ucraina. I Cambridge, per primi in visita ad un centro culturale ucraino a Londra, hanno testimoniato tutto il loro sostegno e la loro impotenza, anche nel dover spiegare ai loro figli il perché di questo assurdo conflitto. E hanno raccontato che George, 8 anni, Charlotte, 6, e Louis, 3, chiedono e vogliono sapere cosa stia succedendo. I duchi non hanno nascosto la difficoltà che queste domande provocano e hanno ammesso che è difficile trovare le parole giuste. Del resto, come si fa a spiegare una guerra ad un bimbo? Tutta la Casa Reale Britannica ha dimostrato solidarietà verso un popolo allo stremo. Sua Maestà Elisabetta II scende in campo con una generosa donazione che si aggiungerà ai fondi raccolti per le scorte di cibo, acqua e medicinali da inviare con urgenza non solo in Ucraina, ma anche in Polonia, Moldavia, Ungheria e Romania. Anche Carlo e Camilla, gli eredi al trono, si sono recati alla cattedrale ucraina a Londra, testimoniando tutta la loro vicinanza al popolo. Non potevano tacere i Sussex, che d'oltreoceano, dalla loro fondazione, hanno denunciato la violazione da parte dei russi del diritto internazionale e umanitario, esortando la comunità globale e i suoi leader a fare lo stesso.